A Don Giovanni Nervini, vescovo, per il suo encomiabile contributo nel far crescere la comunità rignanese e per il sostegno ai cittadini più bisognosi, l'amministrazione comunale. Grazie Giovanni. Erano in tanti ieri nel salone consiliare di Rignano sull'Arno per assistere alla consegna delle tre corone d'oro, il riconoscimento che dal 2012 il comune fiorentino consegna a persone che si sono distinte nella comunità rignanese. Quest'anno la benemerenza è stata assegnata al vescovo di Prato Giovanni Nervini, per 12 anni parroco di Rignano, una scelta partita direttamente dal sindaco Lorenzini. Giovanni ha lavorato tantissimo con le associazioni, con il mondo delle associazioni, con la Formica, con Notte di Notte, con gli scout, con tutti i ragazzi che sono stati intorno a lui, intorno alla parrocchia. E ha creato una sinergia importantissima fra i giovani e questa comunità e ha reso, come dire, importante il ruolo di coordinatore, di capo gruppo di tutte queste associazioni. Giovanni è stato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità per 12 anni. Sono sicuro che Giovanni potrà svolgere un ruolo importante anche nel prossimo impegno che lui ha a Prato, però qui da noi Giovanni è stata una persona di grande livello, è una persona che si è donato assolutamente alla comunità, una persona con cui io fra l'altro ho collaborato, ovviamente ognuno per i propri compiti, e ho collaborato benissimo. La consegna è avvenuta nel corso della seduta straordinaria del Consiglio Comunale nel giorno di San Leolino, patrono di Rignano. Oltre ai rignanesi giunti per riabbracciare e salutare il loro ex parroco, c'era anche una delegazione di consiglieri pratesi guidata dal presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Alberti. Sono 12 anni di vita a tutto tondo, fatti di incontri, di amicizie, di sostegno, di aiuto e quindi non solo non si può dimenticare, ma come dire, si infilano dentro di noi in maniera oramai definitiva, appartengono alla nostra storia. Io credo che questo premio sia più dovuto all'affetto che a quello che posso io aver fatto concretamente, e lo dirò anche ora. La sera quando vado a letto c'è sempre qualche cosa per cui chiedere perdono, soprattutto le omissioni, quello che si poteva fare e non si è fatto o non si è fatto come si sarebbe potuto, per cui lo accetto come segno di affetto, di gratitudine, di riconoscenza di una comunità, ma non per merito.